Vi ricordate quando si facevano le bolle di sapone con le canne, con le cannule, no? Che con il sapone dentro e si soffiava e in fondo dalla cannella si apriva, si dilatava questa bolla di vetro trasparente, è fatta come una specie di questi oggetti, cioè fa una specie di fiasco, no? Forma, questo è il punto da cui veniva fuori la e si dilatava, queste sono bolle di sapone che si sono fermate, cioè che non hanno voluto distruggersi, hanno voluto rimanere eterne, bolle eterne di sapone, ecco, che si sono allineate tutte insieme e hanno scelto l'eternità invece del divenire delle bolle. Cosa c'è di più effimero delle bolle di sapone? Le bolle di sapone della memoria, perché queste racchiudono dentro di sé un'idea, un concetto, qualcosa, e fanno insieme come un dizionario della memoria, sono allineate come parole in un dizionario. Ecco, bolle che hanno rifiutato di scoppiare.